Salve a tutti ragazzi, sono Master Wallace, carico, 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 come sempre. Allora, io guardate, sono veramente sconcertato perché sono cose che ho visto già da tempo, ma rivedendone altre anche recenti, non riesco ad avere a capire che logica ci sia dietro. Chiedo il vostro aiuto, datemi le vostre spiegazioni. Io non capisco che cosa possa esserci dietro questa logica qua. Informare in modo accurato e particolareggiato i ragazzi sugli steroidi. Sui dosaggi, sugli effetti, su tutto. Che senso ha informare i ragazzi su questa cosa qua? Ho visto prima un video di un influencer, diciamo, che addirittura propone il corso sugli steroidi. Ovviamente è chiaro che è un corso informativo, attenzione, non è che in nessun modo pensiamo cose sbagliate. Un corso informativo, appunto, lo stesso dice. Spiegheremo tutto, i vari farmaci, come sono, quali sono i dosaggi, parleremo anche di tanti atleti, quelli che usavano. Cioè un corso sugli steroidi, uno dice, beh, vabbè, cosa c'è di male? Informazione scientifica, ci sta, va bene, io infatti ci sta, assolutamente legittimo. Però io vi voglio chiedere, proprio a livello veramente profondo, il senso di queste cose, di queste cose. Cioè, a parte questa cosa qui del corso sugli steroidi, ma io, premesso che poi sotto ho visto nei commenti, ho visto commenti tipo, ah, interessantissimo, fa sentire parlare di queste cose mi viene voglia di usarli. Ho visto un commento così. E altri che subito dicevano domande sullo specifico, però fa se io associo questo con quello, cosa succede? Cioè chiedevano proprio cose di come se loro fossero assuntori. A me queste cose lasciano molto perplesso e mi chiedi il senso di che senso possa avere. La domanda è, per dei ragazzi che si allenano in modo naturale e ovviamente lo stesso influencer, ma tanti altri, la prima cosa che dicono sempre è questa: non usate gli steroidi, non usate il doping perché è illegale, è dannoso. Questo lo dicono sempre, lo dicono tutti. Dopo, allora, appunto, sulla base di questo, che senso ha istruire i ragazzi sui farmaci? Cioè, qualcuno mi può spiegare qual è il senso di questo? Cioè, se dei ragazzi in natura guardano i video, no? E gli viene detto di non usarli mai, e che comunque non dovrebbero usarli, non dovrebbero nemmeno pensarci. Perché io dovrei fare un corso sugli steroidi? O perché io, ma chiunque poi a parte il corso, perché io dovrei spiegare ai ragazzi per ogni farmaco tutti gli effetti, i dosaggi, cosa succede, se costoro poi non dovrebbero mai usarli? Non vi rendete conto della grande contraddizione logica che c'è? Perché? Perché queste cose? Cioè io quello che posso fare, e spesso l'ho fatto, è fare un discorso generale sui farmaci, dire guardate, sono pericolosi per questo, questo, quello. Ma non è che vento nel particolare e veramente faccio una cultura enciclopedica a questi ragazzi sui farmaci, su tutto quello che possono fare, no? Perché mi sembra esagerato e senza senso. Posso dire, cioè, io posso dire, l'ho detto varie volte, guardate che uno dei farmaci più usati per la definizione è lo stanazololo e Wistrol, che non è vero, come è stato detto, che mi interessano poco a me gli studi, non è vero che non fa dimagrire. Agisce per altri effetti, si sopprime l'appetito, eccetera, eccetera, aumenta la massa muscolare. Ma io ho visto tanta gente che, cominciando a usarlo, allenandosi in un modo banale, con diete banali, la loro qualità muscolare di definizione aumentava in modo molto, molto marcato e molto, molto veloce. Tutti quelli che lo usavano dicevano: questo farmaco è incredibile per come fa dimagrire. Poi uno può dire quello che vuole. Ma posso raccontare questi aneddoti, certo, posso anche dirvi che è molto tossico per il fegato, che comunque è pericoloso anche per la salute cardiovascolare, per i tendini. Certo che posso dire queste cose, ma non è che io poi, cioè, debba fare veramente entrare nei particolari ultra tecnici e poi anche su tutti gli altri farmaci spiegare anche magari poi come fanno altri, le sinergie, quello da fare, da non da fare, se usate questo, non fate quello. Cioè, perché devo entrare nel particolare? Di spiegazioni per cose che uno tanto non dovrebbe fare, giusto? I ragazzi dovrebbero usare i farmaci? No. E allora perché io devo istruirli al 100% in maniera accademica su questi effetti e su come usarli? Che senso ha sta cosa? Cioè, qualcuno me lo può spiegare? Ma veramente, tra l'altro poi qui c'è sempre la famosa contraddizione di chi è assuntore esso stesso, eh? E poi fa sempre la famosa premessa, non li usate, perché questa è la cosa più fantastica. Loro li usano tuttora e poi dicono ai ragazzi, non li usate. Allora che cosa stai lì a fare? Se tu sei l'esempio,
più negativo che esiste. E poi dopo cosa fanno? Entrano appunto nel merito della discussione e poi le domande che ne susseguono, ho visto tanti influencer che trattano questi argomenti, le domande che ne susseguono poi è di gente che è interessata all'uso, è di gente che vuole sapere, anzi, gente poi che dice sì perché io usavo questo, quello, però poi ho capito che questo non andava bene, fa posso usare questo al posto di quell'altro, cioè tutte domande tecniche di gente che ha usato o che vorrebbe usare. Quindi se lo scopo era allontanare i giovani dagli steroidi, in realtà con questo tipo di tematiche affrontate i giovani vengono stimolati a usarli, in modo indiretto chiaramente. Per cui è tutta sbagliata questa cosa, è tutta sbagliata, a mio avviso. Cioè non vedo l'utilità, ripeto, uno lo può fare, uno può fare il corso sugli steroidi, benissimo, nessun problema. A scopo informativo, benissimo. Però io, a mio avviso, questa cosa è completamente senza senso, perché se partiamo dal presupposto che io mi rivolgo a giovani ragazzi sani, naturali, che non li usano e non dovrebbero mai usarli, io non vedo perché devo stare a spiegare nel dettaglio queste cose. Se qualcuno mi può dare una risposta su questa cosa qui, io sarei molto contento. Una risposta logica però, non mi dà fatta la solita manfrina, no, perché è giusto sapere l'uso per. Ma è giusto sapere l'uso di che? Se non li devono usare? Possiamo fare un discorso generale sui rischi, ok, ma questa è un'altra cosa, ma se io entro nel dettaglio in modo sistematico, questa cosa è esagerata, partendo dal presupposto che non si dovrebbero usare, è chiaro. Quindi non mi trovo d'accordo su questo tipo di. È legittimo, ripeto, è legittimo, però non mi trovo d'accordo dal punto di vista educativo. Posso dirlo? Che non mi trovo d'accordo dal punto di vista educativo. Io posso magari entrare nel dettaglio sull'uso, cioè, degli integratori, quelli naturali, posso spiegare i dosaggi, questo, quello, le mie esperienze, questo sì, ma non sugli steroidi, non ha alcun senso sta cosa. Quindi a me non passerebbe mai per la testa di per esempio, di fare un corso sugli steroidi, per tutto perché non sono in grado di farlo, non avendoli mai usati. Cioè, per cui potrei anche citare tutta la letteratura scientifica che esiste, ma che comunque è una cosa teorica, nella pratica sappiamo che è tutto un altro mondo. Ma non lo potrei mai fare, anche perché mi chiedo perché dovrei farlo. Cioè io dico ai ragazzi di non usarli, quindi io che cosa devo spiegare? Non devo spiegare niente. Ecco, per me sono logiche fallaci, sono logiche diseducative e non mi trovo d'accordo in nessun modo. Ok? Dunque, domani sera farò questa live con sul canale di Forense, ci sarà Heroes Builder, che già mi ha avuto dei confronti abbastanza tecnicamente accesi, pur su barricate diverse, proprio c'è un muro contro un muro. Faccio un accenno, ho fatto anche la live l'altra sera con Rick Bersanti, con un personaggio, Davide Gariboldi, no? Che anche lì ovviamente su molte tematiche non ci siamo trovati in nessun modo d'accordo, perché io poi sono uno che sono, cioè, sono educato e gentile con tutti, però se me certi concetti io non li riconosco e non li accetto, lo dico e glielo ho detto chiaramente, dico io non accetto queste, non approvo queste tematiche, queste idee, perché poi tra l'altro lui mi citava sempre, io mi sono allenato con Tizio Caio, ho conosciuto i preparatori di Tizio Caio, tutti i preparatori atleti del mondo professionistico dopato, e mi raccontava queste esperienze che poi allenanti, che poi secondo lui si potevano trasferire anche sui natural, che io ho detto non credo che tutto quello che era in quel mondo lì si possa trasferire sui natural, cioè l'ho detto chiaramente. E poi anche lì sulla questione dei gluti striati siamo arrivati un po', abbiamo migliorato il livello, no? Abbiamo visto come gente che va in gara con gluti striati a più 6 HP, lui ha detto no, ma come, io ho conosciuto un sacco di ragazzi natural che andavano in gara tutti con gluti striati, e pesavano 90 kg, circa 1,80, quindi più 10 kg tutti con gluti striati. Ho detto, beh, allora se continuiamo di questo passo, dico, mandiamoli pure andiamoli con i professionisti classic, buonanotte, cioè, tanto alla fine se da natura hanno questi risultati qui, cioè, potete mandarli anche là, no? Cioè, vedete qui come stiamo veramente salendo di livello, siamo come alla fiera, no? Cioè, uno comunque comincia, avete presente alla fiera quando si fa l'asta, no? Chi offre questo, io offro questo, tu, io offro questo, alla fine i prezzi salgono e si arriva a prezzi assurdi. Ecco, qui stiamo salendo ormai di livello, tra un po' avremo HP Natura più 20 HP Natura e sarebbe normale, no? Perché ormai siamo arrivati a questo, ragazzi. È tutto normale, non
c'è niente di strano, cioè i fenomeni genetici aumentano a dismisura. Chiudo con questa cosa qua, attenzione, che mi ha colpito molto. Guardavo ieri su Now TV, in diretta, le Olimpiadi, c'era la ginnastica attrezzistica, no? C'erano dei ragazzi di varie squadre che gareggiavano in quell'asta, no? Che ci rotano attorno, barra, asta, non so che nome abbia, comunque avete capito, quelli che si girano intorno fanno delle cose incredibili. E mi sembra che ha vinto la squadra giapponese, ecco, erano ragazzi giovani. Attenzione, giovani, erano tutti in canotta, bei fisici, bei muscoletti, un po' stondati, ma niente di che, si vedeva che erano piccolini, il loro peso KP secondo me sprofondava sotto i meno 10, meno e oltre, ma anche di più perché proprio erano piccoli. Ma la cosa che mi ha stupito è questa, le cose che hanno fatto vedere lì, in quella barra, ma non solo lì, le fanno anche agli anelli, le fanno anche in tanti altri attrezzi, hanno dimostrato di avere una forza mostruosa, cioè cosa voglio dire? Facevano delle staccate dalla sbarra in alto, poi quando cadevano si aggrappavano con le mani e quindi col peso del corpo dovevano bloccare, cioè con le mani dovevano bloccare la caduta del corpo, quindi con una forza esplosiva eccentrica incredibile, cioè se lo fa uno normale si spacca i muscoli, loro riuscivano a frenare e a tenere perché avevano una forza eccentrica fortissima, cioè sono fortissimi, ragazzi. Quindi questo per dire che però non è che erano 24 kg, non è che erano 24 kg in più come Picci che sembra un Mister Olimpia. Questa cosa a me mi ha sempre lasciato molto perplesso perché non ci sono spiegazioni. Allora la domanda cos'è? Se questi ragazzi qui si mettessero a fare il zavorrato, forse diventerebbero anche loro più 20 kg? A parte che c'è già tanta gente che fa il zavorrato, nessuno butta su un peso del genere. Ecco, questa cosa mi ha lasciato perplesso, cioè la forza incredibile di questi ragazzi che dominavano forze eccentriche in caduta di gravità e i loro muscoli, pur belli, non c'era niente, non c'era questa esplosione di come si fa ad andare su di più 24 kg di peso corporeo, un ginnasta poi. Riflettete su queste cose. Ragazzi, grazie a tutti e io attendo domani sera per la live al top.